Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa di tutti i principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana. In Consiglio regionale in queste ultime sedute si è parlato soprattutto delle ripercussioni della guerra in Ucraina sul territorio regionale, per questo sono state messe a punto alcune strategie da perseguire soprattutto per quanto riguarda la giunta regionale chiamata in causa proprio dal Consiglio. Vediamo come. Monitoraggio periodico dell'economia regionale, una task force dedicata a strategie per l'occupazione, l'efficientamento energetico, l'agricoltura e per il sostegno ai più colpiti. Sono questi i punti cardine stilati dal Consiglio regionale per fronteggiare le conseguenze della guerra in Ucraina. L'Aula ha infatti approvato con voto favorevole all'unanimità una mozione in materia che impegna la Giunta a fornire all'Assemblea toscana, in tempi rapidi e con cadenza periodica, un'informativa esaustiva e dettagliata sull'attuale stato dell'economia regionale e sull'impatto che il conflitto potrebbe avere sul tessuto produttivo toscano. Siamo naturalmente in una situazione molto difficile, lo sappiamo tutti quanti, il contesto a livello internazionale che stiamo vivendo. È chiaro che in questo momento Regione Toscana non può e non deve assolutamente giocare un ruolo marginale. Lo scopo della mozione era proprio quello di richiamare Regione Toscana in sinergia naturalmente con il Consiglio ad un ruolo attivo e quindi prima di tutto a una maggiore informazione anche periodica nei nostri confronti come organo consigliare proprio di quello che è l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della Regione Toscana. Quindi questo è sicuramente importante, monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno, prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari, che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo. Pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle quote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica. Il rapporto IRPET parla chiaro, Regione Toscana ha un 25% di autosufficienza energetica, quindi anche sotto questo aspetto, sia a livello nazionale ma anche regionale, tanto si può fare. Penso alla geotermia, ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico, che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo, ma l'autosufficienza. Dall'altro lato la questione dei distretti industriali dell'energia, quindi la partita delle comunità energetiche che questa regione deve giocare ancora, magari con una proposta di legge ad hoc sulla quale stiamo anche lavorando. Dall'altro la questione occupazione, lavoro, impresa, sostegno al sistema sono elementi essenziali. Riuscire a lavorare sul fronte delle politiche attive e quindi a sfruttare anche tutto il programma delle garanzie occupabilità dei lavoratori crediamo che sia un tassello primario. È chiaro che tutti questi aspetti devono lavorare in modo sinergico con una programmazione e con una visione e tutto questo naturalmente oggi è una necessità impellente, perché non possiamo assolutamente permetterci, visto tutto ciò che sta accadendo, di rimanere appesi a quelli che sono interventi del governo e quindi dello Stato centrale, che però naturalmente rivestono un carattere generale. La nostra regione, ripeto, deve invece farsi carico per quanto possibile di sostenere imprese, lavoratori, il sistema intero, perché altrimenti noi rischiamo di essere travolti. Il rapporto IRPET su questo ha parlato chiaro. Abbiamo una situazione che desta oggi un allarme rosso. Le stesse categorie economiche ce lo stanno dicendo. C'è necessità di interagire, di convergere e di fare sistema, anche rilanciando quel patto per lo sviluppo che appunto le stesse categorie ormai hanno ritenuto necessario riportare all'ordine del giorno dei lavori anche del Consiglio. Quindi un grande senso di responsabilità da parte di tutti e grande attivismo, altrimenti noi rischiamo davvero di perdere anche la partita del PNRR. Su questo, permettetemi, anche il rincaro dei materiali e delle materie prime davvero rischia di non far partire neppure i cantieri. Quindi potete capire bene che è una situazione esplosiva sulla quale la politica naturalmente deve assolutamente fare delle scelte importanti. Nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo, chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione, e non si possono né condividere, e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che
fa IRPET Toscana, e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto, il convegno il 28 di aprile, che ci propone una fotografia attuale della situazione. Quindi sulla base di questo continuo lavoro chiediamo alla Giunta di, lo farà sempre però più che mai, considerare, anche perché là ci sono anche i numeri del numero delle aziende in crisi nei vari settori, quindi veramente un lavoro molto valido, quindi cosa fare nello specifico per le realtà che sono a rischio, e poi problemi di ampio respiro su cui chiediamo l'intervento, il problema di intervenire sull'efficientamento energetico in tutti i campi, perché oramai lo sappiamo, questa guerra più che mai ci pone in prima linea il problema di muoverci sull'efficientamento energetico, sul problema dell'energia, non soltanto PNRR, più che mai accelerare. E sul PNRR voglio fare una considerazione, perché forse qualche collega della destra, di Fratelli d'Italia, aveva proposto di integrare la mozione con una richiesta sul PNRR, ma noi lì dobbiamo andare avanti, non si può parlare di rinegoziazione, lo sappiamo, è un discorso che poi già a livello governativo il nostro è stato richiesto, ma se rinegoziamo ci blocchiamo. Qui dobbiamo più che mai utilizzare tutte queste misure che ormai ci sono. Ormai parlare di PNRR vuol dire solamente dare via ai progetti, perché ormai è stato definito, quindi che facciamo? Rinegoziamo? E poi abbiamo preso atto l'intervento dell'altro giorno del Consiglio dei Ministri, che ha messo il 90% vero, dell'incremento dei costi di tutti quelli che sono i progetti in essere, ci sarà l'intervento governativo, e anche sul futuro, su nuovi progetti. Quindi che facciamo? Gli andiamo a richiedere la rinegoziazione del PNRR? Mi sembra un discorso fuori luogo, e spero che, insomma, ecco, c'è stato un piccolo dibattito in aula, però ecco, non si poteva accettare una cosa di questo genere. E poi ancora, ritorno alla mozione, l'importanza del sistema alimentare, l'agroalimentare, perché tutto ciò che riguarda, a questo punto dobbiamo pensare alla nostra autosufficienza alimentare dell'Italia e anche della Toscana. Noi abbiamo affrontato una discussione su un atto che è stato modificato, credo, almeno 3 volte nell'ultima settimana prima di arrivare in aula, e che è un tema, un atto proposto dalla collega Tozzi, estremamente utile e importante, cioè affronta tutte le conseguenze che il conflitto russo-ucraino ha sulla regione Toscana dal punto di vista economico, perché oltre a quelle gravissime da un punto di vista umanitario, i profughi, gli aiuti economici, gli aiuti alle popolazioni in guerra, vi è anche un impatto economico drammatico su tutto l'ovest europeo e sull'Italia e sulla Toscana anche. La consigliera Tozzi parla di temi importantissimi, l'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, le energie rinnovabili, l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana. Tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire 2 righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale. Perché tutto questo è attuabile, la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia, insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. Perché o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica, oppure questo resta un libro di sogni. Peggio, uso le parole di una persona che non è a me affine politicamente, che è il sindaco di Firenze, con il quale notoriamente non vado d'accordo. Il sindaco Nardella ieri, parlando della copertura dello Stadio Franchi, ha detto candidamente che se non si fa in modo di ricontrattare il PNRR, i progetti finanziati con i fondi del PNRR rischiano di saltare tutti. Perché? Perché oggi le materie prime costano il 30% in più rispetto a 2 mesi fa. Quindi se la copertura, e dico questa per fare un esempio, se la copertura dell'Artemio Franchi costava 100.000 euro, oggi costa 130. E le ditte che dovrebbero partecipare alle gare di appalto per realizzarlo con 100.000 euro, sapendo che poi ne dovranno spendere 130.000, non partecipano, le gare vanno deserte, le opere non si realizzano, i posti di lavoro non si creano. Noi chiedevamo di inserire questo,
in una bellissima mozione, che è un bellissimo libro dei sogni. Il Partito Democratico ci ha detto di no. Per quale motivazione? Perché tanto il governo nazionale lo farà. Allora, io sono cattolico e religioso, sono abituati i dogmi ad accettarli in chiesa. In politica esistono le operazioni, esistono le leggi. Dire ma tanto il governo nazionale lo farà, non mi sembra che negli ultimi mesi abbia portato grandi risultati all'Italia. E allora non capisco perché non si possa ogni tanto declinare un atto in qualcosa di più concreto. In Consiglio regionale il dibattito ha toccato anche il tema della pandemia e delle ripercussioni che ha avuto soprattutto sulle fasce d'età più giovani. In particolare un sostegno fondamentale su questo fronte arriva con l'istituzione probabilmente della figura di uno psicologo di base, almeno questa è la proposta di legge lanciata dal Consiglio regionale. 2 anni di pandemia hanno lasciato il segno dal punto di vista sociale, soprattutto sui giovani. Gli psicologi della nostra regione hanno registrato dall'inizio dell'emergenza fino a febbraio 2022 un aumento di richieste pari al 69%. La fascia più interessata è quella degli adolescenti. All'origine del disagio, gli effetti delle restrizioni e l'alterazione dei rapporti sociali. Preso atto dell'emergenza, è approdata nella Commissione Sanità del Consiglio regionale una proposta di legge per istituire lo psicologo di base, un servizio che inizialmente potrebbe essere attivato nelle case della salute. Sì, assolutamente, è un momento di riflessione importante. Noi come Consiglio regionale, prendendo seriamente il tema, abbiamo avviato la discussione sulla legge sullo psicologo di base, che è la volontà di incominciare velocemente a dare una prima risposta a dei bisogni psicologici che sono esplosi. Noi sappiamo i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione sono aumentate un po' in tutte le età, in particolar modo nei giovani, e quindi è necessario intanto strutturare velocemente un servizio. Dopodiché pensiamo che il servizio di psicologia, la presa in carico psicologica, debba essere fatta nelle case di comunità in maniera sistematica su tutto il territorio regionale, nel momento in cui noi andremo a strutturarle sulla base anche degli investimenti offerti dal PNRR. Prevalentemente quello che abbiamo rilevato anche con la nostra indagine è una diffusione massiccia di ansia, e del resto siamo stati precari, abbiamo usato le mascherine, abbiamo stravolto la nostra vita quotidiana. L'ansia è molto diffusa e l'ansia la possiamo esprimere in diverse maniere. I giovani si possono chiudere a casa, il ritiro sociale, la fobia scolare sta aumentando, era anche presente prima della pandemia, sta aumentando sempre di più. La casa diventa un rifugio, ma voi pensate bene che un adolescente, se sta a casa, non cresce perché non si scambia con gli altri e quindi blocca la sua crescita personale. Quindi ansia, ma anche sintomi depressivi, ma anche disturbi del comportamento alimentare, anche disturbi del sonno. Insomma, quando non sto bene, tutto il mio apparato, chiamiamolo così, psicologico ne risente, quindi anche le mie prestazioni e i miei comportamenti, quindi vanno aiutati, vanno ascoltati e supportati. La pandemia ci ha mandato un messaggio forte, che la mancanza di socialità, l'incontrarsi, le relazioni quando mancano possono creare davvero profonde ferite in ciascuno di noi, profonde ferite in chi in età adulta sente la paura di quello che sta accadendo, ma profonde ferite soprattutto nelle ragazze e ragazzi che in quei momenti di socialità hanno perso un pezzo della loro vita. Allora è giusto investire nel supporto psicologico, è giusto fare in modo che ognuno di loro torni ad essere protagonista attivo della propria vita. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento è per la prossima settimana naturalmente su RTV 38, arrivederci.